Buongiorno e grazie a Vittorio Emanuele Parsi, geopolitologo in collegamento con noi. Professore, grazie per la disponibilità. Se mi chiami ancora geopolitologo, ti tolgo il saluto. Ah, andiamo bene. Professore di relazioni internazionali. Ti ho sempre chiamato così, ho come l'impressione, ma accetto la correzione e ci declineremo meglio, insomma, la prossima volta. Guerra Russia-Ucraina. Molti si domandano che ruolo potrebbe avere in questo senso, dato che ancora non ce l'hanno avuto, se ce l'avranno, la Cina innanzitutto, che molti dicono, beh, ma alla Russia non gliene importa niente delle sanzioni, tanto c'è la Cina che foraggia. A me risulta che un accordo sul gas effettivamente già ce l'abbiano, ma non è che sia così conveniente, quantomeno non come lo era con l'Europa. E poi gli Stati Uniti, se effettivamente rimangono fermi sulle sanzioni o se invece c'è da aspettarsi qualcos'altro. Ma guarda, la Cina in realtà sta giocando un ruolo, il ruolo lo ha giocato fin da subito quando Xi ha ricevuto Putin durante le Olimpiadi, sì. Proprio nel bel mezzo della crisi ucraina, e Xi ha fatto ed è uscito quel comunicato congiunto che tracciava un parallelismo sia pure indiretto tra Taiwan e l'Ucraina e tra la Cina e la Russia. Quindi questo è un primo punto, se vuoi. Un altro punto è se vedi le dichiarazioni che sono uscite dai cinesi fino adesso, in cui appunto hanno detto che definire invasione quello che si sta verificando è un tipico pregiudizio del modo in cui i media occidentali presentano le cose. E l'altro aspetto mi sembra che sia quello che tu dici, insomma, la Cina e la Russia hanno delle economie abbastanza complementari, perché entrambe, una produce materie prime a voto per pieno, l'altra produce macchinari, insomma, è una fabbrica. La Cina ha un mercato finanziario che non è così garantito, ma è grosso. La Russia ha mezzi finanziari eventualmente da mettere da qualche parte. La Cina non ha l'apparato militare che la Russia invece ha. E poi c'è un elemento importante che a me sembra di vedere in opera in questi giorni, che è proprio non solo e non tanto l'acquisizione contro la loro volontà dell'Ucraina da parte dei russi, che sarebbe qualcosa che potrebbe accadere a Taiwan in maniera equivalente. E su questo ti segnalo che ieri ci sono stati 8 avioggetti cinesi che hanno violato lo spazio di riconoscimento aereo di Taiwan, è il più grosso numero degli ultimi 15 giorni, ed è dall'inizio dell'anno che stiamo assistendo a una cospicua violazione dello spazio aereo taiwanese. Diversi tweet lo hanno peraltro insomma in qualche modo anticipato nella giornata di ieri, vero? Vero? E infine ti dico che la cosa più preoccupante è che c'è questo attacco concentrico ai principi dell'ordine internazionale, non solo con le azioni ma anche con le parole. Io oggi ho pubblicato un articolo sul Messaggero in cui ricordo due cose. Una è che l'intervista di Putin nel 2019 al Financial Times, in cui giugno 2019, in cui sosteneva che il liberalismo fosse sorpassato, passato di moda, intendendo la liberale democrazia. E l'altro documento è l'inaugurazione del forum di Davos, sì, virtuale, del gennaio di quest'anno, in cui Xi definisce i diritti umani una invenzione ideologica occidentale e pone la Cina come il modello da seguire. Ecco, allora noi stiamo vedendo un attacco, secondo me, che parte dalla nostra debolezza, non solo debolezza esterna, cioè l'inconsistenza militare dell'Europa, la difficoltà politica dell'Europa a stare insieme di fronte alle grandi sfide, ma anche l'affaticamento dei nostri modelli democratici, la loro debolezza interna in questo momento legata al malfunzionamento, alla scarsa capacità di rappresentare il malessere, alla crescita dei movimenti populisti e sovranisti che l'amico Putin e l'amico Xi hanno foraggiato per il lungo e per il largo. Quindi insomma, questa è secondo me la questione grave. Sugli Stati Uniti, guarda, gli Stati Uniti non penso che molleranno, perché gli Stati Uniti è dall'inizio di questa crisi che dicono: guardate che Putin non sta bluffando, cioè Putin è deciso a ottenere quello che vuole, o con le buone o con le cattive. Le buone non hanno funzionato, usare le cattive, ed è successo. E poi hanno una visione più strategica su questo della centralità del mondo,
E forse no, anche una comprensione che nel modo in cui siamo messi noi tutti, a prescindere dalla contingente guerra ucraina, non ci sono più risorse per tutti. E quindi essere il primo che entra a fare shopping di risorse nel mondo rischia di lasciare al secondo le briciole. E quindi se l'Occidente perde la centralità nel mondo e la prendono i cinesi, 1,5 miliardi di persone che si mettono in testa di consumare come noi, non avremo più noi litio, non avremo più noi, che vi posso dire io, metalli rari, non avremo più noi energia. Questo è un problema. E allora forse sono più determinati a lottare di noi. Cina che si è espressa peraltro anche in questi giorni, l'abbiamo ricordato, prima ha detto noi non armiamo nessuno in un conflitto, diciamo, in cui non ci riguarda, al contrario degli Stati Uniti, ha detto così sostanzialmente la Cina, e poi ha anche detto invasione per noi è un'espressione molto occidentale, quindi che non ci appartiene. Insomma, ha fatto abbastanza bene, ha fatto capire in qualche modo più o meno qual è il suo punto di vista. Prima hai detto che questo conflitto, prima di salutarci, ti chiedo questo conflitto parte in qualche modo da alcune nostre incapacità, da una crisi generale che riguarda appunto l'Europa. Come dobbiamo approcciarci allora a questa crisi che ha portato appunto a questo conflitto? Cioè, che cosa emerge maggiormente? Che cosa deve emergere, scusate, maggiormente? La figura da dittatore di Putin, l'impreparazione o presunta tale di Europa barra NATO, l'idea che, perché si sente e si scrive anche questo, che Biden si trova nella stessa situazione in cui si trovava Bush nel 2001 e quindi approfitta dell'attacco, così come aveva approfittato delle terre gemelle per attaccare Afghanistan e talebani per risollevare anche la sua popolarità. La stessa cosa dovrebbe fare Biden. A me sembra un po' un suicidio, perché un Ma conto sì, sono ma i talebani, un conto la Russia, però io ho letto anche questo. Cosa sì. deve emergere di più? Emergono una serie di cose. Sicuramente emerge il fatto che Putin ha in mente un mondo che è Jurassic Park, e quindi sostanzialmente usa tirannosauri e brontosauri come noi useremmo, che ti posso dire io, gli avioggetti per andare di qua di là. Quindi questa è quella concezione, una concezione premoderna in questo senso della politica, preilluminista, diciamo così, è ancora rimasta alle spartizioni della Polonia, questo, e la pensa così. E questa è la leadership russa che è disposta a dare la violenza. Dal punto di vista dell'Unione Europea e della NATO, credo che emerga la necessità drammatica di dotarsi di uno strumento militare, parlo per l'Europa, molto più efficace, che sia dotato non solo di una capacità nucleare superiore a quella, alla sola forza FAP francese, visto come l'Inghilterra non è più nell'Unione Europea, ma che sia soprattutto molto più dotata di armi, diciamo così, tutto quello che c'è sotto il nucleare, ma in maniera massiccia e importante, capace cioè di poter reagire a una minaccia convenzionale ricorrendo alle sole armi convenzionali, se necessario anche da soli, e così da indurre chiunque stia intorno a non fare neanche il pensiero di poterci separare e conquistare. Dall'altra parte è una questione politica appunto che porti più a prendersi i costi della libertà, perché qui stiamo ragionando su quanto ci costerà tenere botta ai russi, ma nessuno si pone il problema di quanto ci costerà ancora di più non tenere botta ai russi nel lungo periodo, e come questo, una volta che diventi un servo, non hai più un prezzo, sei ad nutum del tuo padrone, per cui non vendi niente, hai già venduto te stesso, ti può portare via quando vuole. Per cui noi questo l'abbiamo perso, siamo sempre più un popolo a livello complessivo europeo di persone che, siccome e giustamente siamo contrari alla guerra, abbiamo costruito un pezzo di mondo di pace e tutto quello che volete, e questo è tutto bellissimo, però non siamo in grado di pensare che intorno a noi c'è gente che ha un grado di sviluppo politico differente, ha idee politiche differenti, a queste devi parlare in un altro modo. Se Putin vincerà, anche il nostro mondo diventerà come il suo, ma succube. E questo è il punto fondamentale. Mentre se noi gli impediremo di trionfare, le prospettive per fare poi riavanzare un mondo pacifico, integrato, tutto quello che volete, ritornano ad esserci. Se no, no. E con questo, mio caro, ti devo salutare però.
E noi ci salutiamo, sono le 10.30, siamo stati esattamente chirurgici, grazie a Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di relazioni internazionali nella Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica di Milano. Siccome hai detto l'amico Putin e l'amico Xi Jinping, ho pensato qua è meglio dirla bene questa volta, la qualifica. Hai fatto bene, mi sei piaciuto. Allora, alla prossima volta. Grazie, grazie professore, buona giornata.